ecco finalmente la tanto attesa Nikon D4 ammiraglia top di gamma Nikon. E la Nikon D3, la sua precedente, già aveva tutto quanto un fotografo professionista volesse. Ci si domandava che cosa poteva fare Nikon per migliorarla. Al di là dei dati tecnici che potrete leggere da qualunque parte, è incredibile come la Nikon D4 sia riuscita a migliorare ogni singolo particolare, ogni singola caratteristica già interessante nella Nikon D3, a partire dall'esasperazione ISO, dal livello qualitativo anche ad altissime sensibilità, senza contare ogni singolo dettaglio anche dell'impugnatura, dello scatto verticale, delle nuove ghiere, funzioni che sono state introdotte, addirittura anche la retroilluminazione dei pulsanti per poterli vedere anche ovviamente al buio. Un miglioramento qualitativo sotto tutti gli aspetti fotografici, ma anche video, dal punto di vista video drammatiche le evoluzioni, per citarne solo una, per la prima volta la possibilità di registrare collegando un registratore esterno nella presa HDMI per avere quindi la registrazione full HD senza compressione, ad esempio. Poi tutti i formati possibili e selezioni ampie di frame rate nella ripresa video, ancora per citare solo quegli aspetti. Insomma, un'evoluzione che al primo utilizzo ha scioccato. Non ho capito, la porta HDMI? La Ethernet, me l'ho dimenticata. La porta Ethernet, sì, per la prima volta integrata nel corpo, per Nikon non è una novità, era già presente nei moduli wireless transmitter, accessori già delle top di gamme, in questo caso già direttamente integrata, e quindi attraverso la connessione cablata o attraverso il modulo VT5, wireless, quindi trasferire le immagini o al contrario remotare, comandare la macchina da un computer con tutte le potenzialità. Insomma, ci vorrebbero ore e ore per approfondire le funzionalità e i vari dettagli, che sono veramente veramente tantissimi con la Nikon. Grazie mille per la gentilezza. Grazie.